Il futuro secondo la NASA. Anno 2012, dal Sole attacco al pianeta Terra. La catastrofe elettromagnetica colpirà la Terra dallo spazio quasi senza preavviso, senza concederci neanche quella ragionevole preparazione che abbiamo diritto di aspettarci. Per esempio da pericolosi ma più prevedibili asteroidi in rotta di collisione contro il nostro pianeta. 15 minuti prima di mezzanotte del 22 settembre 2012 la sonda ACE, che tiene d'occhio il Sole, avvertirà i computer di Houston che una colossale bolla di plasma particelle ad alta energia si è staccata dalla superficie della nostra stella di riferimento e si sta dirigendo verso di noi. Panico generale. L'allarme rimbalzerà in tutto il mondo e qui e là si appronteranno improbabili difese dell'ultimo istante. Che non serviranno a niente. Un super blackout in 90 secondi si estenderà a tutta la costa est degli Stati Uniti e poi al resto del mondo. Sopra New York esploda di vividi colori come se una straordinaria aurora boreale avesse sbagliato strada e si fosse spostata migliaia di chilometri più a sud del consueto. In realtà, la fantasmagoria di colori sarà molte volte più brillante delle aurore boreali, e la gente l'ammirerà con divertito stupore. Neanche una persona morirà né riporterà danni immediati. Ma tutte le reti elettriche andranno in tilt, perché la superbolla di plasma cambierà la configurazione del campo magnetico terrestre, e questo indurrà a sua volta nelle reti un sovraccarico di corrente che fonderà milioni di trasformatori. Entro 90 secondi il buio scenderà prima sulla costa orientale americana, poi sul resto del mondo. Si bloccherà tutto, perché tutto dà elettricità. Il primo servizio a saltare sarà l'acqua corrente, senza pompe a dare la spinta. Stop agli apparati elettrici che pescano la benzina nei serbatoi dei distributori e la riversano in quelli delle auto. Quindi, in pochi giorni niente più macchine in circolazione. In 72 ore l'apparecchiatura d'emergenza degli ospedali esauriranno l'autonomia. In un mese finiranno le scorte di carbone e non ne arriveranno altre. E neanche di petrolio, e d'altra parte le raffinerie non potrebbero lavorarlo. Pure le condotte del gas richiedono elettricità per funzionare, e così addio metano. Addio anche ai sistemi di refrigerazione e a tutte le scorte di cibo. Nel giro di un anno milioni di americani saranno morti per le conseguenze indirette della paralisi economica, gli Stati Uniti verranno declassati da long paese in via di sviluppo, e l'economia mondiale impiegherà dai 4 ai 10 anni per riprendersi. Una tempesta magnetica di queste proporzioni avvenne nel 1859, fu battezzata evento Carrington, però la rivoluzione industriale era ancora giovane e il mondo non ne riportò grandi danni. Adesso siamo più evoluti e quindi più vulnerabili. Da allora ci sono state alcune repliche in tono minore, la più recente nel marzo 1989, quando 6 milioni di persone nel Quebec canadese rimasero senza luce elettrica per 9 ore. Un clout da plasma di proporzioni maggiori avrebbe conseguenze ben peggiori. Ma perché, dopo il colpo iniziale, le ripercussioni durerebbero tanti anni? Il fattore più vulnerabile, dice la NASA, sono i trasformatori. Non si possono riparare ma solo sostituire. Il processo sarebbe penosamente lento, perché verrebbero paralizzate anche le fabbriche che li producono.